Oggi faremo un pollo che ci farà venire un po' di emozione, un po' di ricordi, perché ricorderà un po' l'estate, perché ormai l'estate ci siamo lasciate alle spalle. Vedi tutti gli ingredienti: guanciale, pollo, basilico, limone, aglio, la patata, i capperi, il pecorino, peperoni, pomodori e pangrattato. Siamo pronti? Che è successo? Ci mangiamo il leone? Vai! Adesso la prima cosa che facciamo è questa. Apro i peperoni, così. Li svuotiamo tutti quanti così, in questa maniera. Sono gli ultimi proprio, l'ultimo. Cioè, salutiamoli. Ciao peperone, ci vediamo l'altro anno. Allora, svuotati i peperoni, pomodoro. Faccio i dadini così. Olio. Senti la musichetta, vai. Andiamo con cutrera. Metto i capperi, il pomodoro qua dentro. Poi un po' di pecorino, non troppo, ok? Perché c'è già il cappero che è molto ben saporito. Poi pangrattato, l'origano secco, buonissimo. Ah, il profumo fantastico, l'estate, dobbiamo ricordarci l'estate. Ci vieni i brividi, ci vieni la pelle abbronzata mangiando sto pollo con questi peperoni, ok? Poi ci metto pure, guardate che basilico che c'ho ancora a casa, fantastico. C'ho proprio, non c'ho le serre, proprio il sole di Roma, il sole di Roma è fantastico, d'ottobre. Vai, guardate. Ah, ma quanto è buono, sarà buono? Buonissimo. Allora, peperoni qua. Ho dovuto dare un peperone a Mario per farlo giocare. Metti i peperoni sulla teglia. Quindi, questa cosa l'ho fatta quest'estate a casa di mia madre ed era fantastica, buonissimo era sto pollo fatto in questa maniera. Ecco, riempiamo tutti i peperoni, bene bene, così belli, pieni, cicciottelli. Oh, dovete spingere, faccelo entrare tutto, perché che farà? Renderà i peperoni più morbidi e più buoni, signori miei. Taglio la patata. Guardate, io l'ho asciutta la buccia, ma da quando è che non vedo una patata così? Io da una vita così bella, grossa, tutta strana, ormai tutte queste patate tutte quante uguali. Quindi, che faccio? La taglio. Come si fa a fare un pollo senza patate? Per forza ci deve stare la patata. Vado, taglio sottili, così. Così. A fette, con tutta la buccia. La metto qui dentro, la insaporisco bene. Quindi, sale. Ah. Aglio, tagliato a metà, con tutta la camicia, pepe, un pollo senza patate, che pollo è? È un pollo triste. Allora, poi olio, a noi ci piace l'olio, tanto, quello buono solamente, poi basilico, ma tu dici e patate col basilico? E beh, perché vi ricordate i pomodori col riso? Come si fanno le patate? Col basilico, buone. Allora, così, condisco e gli faccio un bel lettino, un bel materasso al nostro polletto. Così. Queste patate dovranno rimanere, non devono essere croccanti, dovranno rimanere morbide, si dovranno insaporire col nostro polletto, che gli darà tutta quanta il calore e la bontà. Poi, limone. Ma che c'entra il limone? C'entra. Allora, faccio così. Prendo il polletto, sempre sul tagliere di plastica, così non sporchiamo niente. Schiaccio il limone nel pollo, così. E metto dentro. Schiaccio il succo e metto dentro. Sale, basilico. E qua bello di casa. Ciac. E poi niente. Poi l'appoggio qui, così. Però sappiamo bene che qua ci si secca tutto, diventa non tanto asciutto il petto di pollo, è veramente triste, eh? Allora che facciamo? Taglio il guanciale. Quindi non carta alluminio. Non cose che non sappiamo da dove vengono, che cosa ci fanno, se fanno male, se fanno bene. Così. Rifacciamo i vecchi metodi, quelli della nonna. Guardate il guanciale, questo è buono, eh? Questo è da amici miei di Monte San Biagio, Grufà, Sanificio Grufà.
lo tagli a fettine perché? Perché deve coprire il petto, deve avvolgere il petto del pollo, così. Lo metto qua, guardate che spettacolo, ragazzi. Tieni. Vai. Poi, questo me lo metto qui in mezzo perché avranno due cotture differenti, quindi potrò togliere i peperoni e lasciare il pollo. Ecco qua, in questa maniera. Olio. Ma quanto è bello, già è bello così. Andiamo in forno, 180 gradi, ventilato. Quanto tempo ci vorrà? All'incirca un'ora, un'ora e mezza. I peperoni, mezz'oretta, massimo. Quindi toglieremo prima i peperoni e poi il pollo. Mi raccomando, attenti. Ma adesso cosa che faccio? Mi vado in palestra e ci vediamo fra un'oretta e mezza. Avete capito? Vi vedete? Sono tornato adesso dalla palestra. Quindi, che ho fatto? Dorsali e tricipiti. Adesso, c'è avuto qualcuno qua a casa che me l'ha controllato, mi hanno tolto i peperoni. Mo adesso c'è il pollo, Mario. Allora, guardate che meraviglia. Leviamo il guancialetto, ha fatto il lavoretto suo. Poi, coscia o petto? A me piace la coscia, lo dico la verità. Guardate qua, guardate che spettacolo, wow. Guardate, il succo, vi dicevo io, tutto il liquido, di cottura, bello, mamma mia, che profumo, c'è sto profumo di basilico, di limone, ah, bello, ah, yeah. Guardate che spettacolo, yeah. I peperoni, come ci piacciono a noi, così? Sì, guarda che morbidezza, che meraviglia! Poi, patate! Ah, qua, così, così, guardate che meraviglia! Un po' di sughetto, qua, che va a bagnare tutto. Poi, basilico, ovunque, vai così. Una macina di pepe, eccola qua. E poi adesso assaggiamo. Però, dato che sono tornato adesso alla palestra, mi tocca mangiare per petto. Allora, petto, un pezzo di peperone, aspettate. Mario, vieni a mangiare il pollo? Stagiona con nonna, vado così. Un burro, ragazzi, un burro. Dovete mettere il sorriso. Sembra quasi che invece che è finita l'estate, deve arrivare l'estate. È meraviglioso, buonissimo, morbido. Guardate come fuma. Peperoni eccezionali, un saluto da Casa Mariola, da Max, Mariuccio, Camera Woman e Mamma Fiorella. Un bacio, oh, e like. Non vi fate prega sempre, dai. Mamma mia, vediamo buonissimo. Mario, ecco quel polletto che ha fatto papà, com'è? Perché il pollo è da famiglia, buono. È per unire tutti quanti. Mamma, assaggio, va. È speciale. Allora, è buono? Vai. Un pezzetto per la camera woman, se non si offende, ok? Ragazzi, viva le cose fatte al forno, quelle cose che ci vogliono un po' più di tempo, che uniscono la famiglia. Un abbraccio da Casa Mariola. Ciao, ciao, ciao. E mangi, preparissimo, così. Si ballicchia un pochetto e si mangia, vedo pure. Bravo. Está especial.